subito un commento, una sua analisi sui 90 minuti. Pescara ha fatto bene il primo tempo, diciamo dopo i primi 10 minuti che eravamo partiti noi, poi il secondo tempo abbiamo fatto meglio. Hanno capitalizzato un gol al primo tempo con dettagli di Merola che potevamo essere molto più bravi. E poi niente, dobbiamo sapere che bisogna mettere altre cose dentro la partita perché stiamo vicini alla zona bassa più che a quella alta, quindi è bene cambiare totalmente atteggiamento e prospettiva. Soprattutto quando è passato nel secondo tempo con un nuovo assetto, con la difesa a 4, avete tenuto il Pescara nella loro metà campo, il Pescara che si è salvato con il palo, se non erro, di Tumbariello e con una bella parata di Plizzari su Magnaghi, poi è stato altrettanto bravo il vostro portiere sull'occasione di Merola e quindi diciamo che siete cresciuti molto. Le chiedo, dopo i primi 10 minuti, cosa non ha funzionato nel primo tempo nella sua Lucchese? Non lo so, abbiamo avuto un'occasione clamorosa subito con Di Santo e poi siamo andati in difficoltà, abbiamo perso molti duelli, abbiamo perso un po' di campo, ci siamo un po' intimoriti, non so di cosa, e quindi in questo modo diventa difficile contro una squadra forte con individualità importanti e bisogna stare in partita sempre, a volte usciamo totalmente dalla gara e visto che dobbiamo guardare alle squadre che stanno dietro non ci possiamo permettere di uscire dalla partita. Poi ripeto, il palo, l'occasione di Magnaghi clamorosa, è un giochino molto semplice, se non fai gol diventa complicato. Chiedo un'ultima cosa prima di una domanda da studio. La mia considerazione è questa: lei chiaramente conosce il Pescara in stagione, lo ha studiato più volte, questa è stata la prima partita senza la guida di Zeman. Ha notato delle differenze sostanziali al di là di qualche assetto più prudenziale del reparto arretrato? Sì, forse questo, visto la solita voglia di andare in avanti, poi però alternata a un certo punto hanno capito il momento della gara e sono stati più accorti. È anche vero che se pareggiavamo diventava, che avreste detto che magari erano diventati rinunciatari, però il calcio è questo, si giudica sempre il risultato, ha vinto il Pescara, merito a loro. Le do l'auricolare per una domanda da studio da parte di Gianluca, compagno di squadra, Gianluca Colonnello. Gianluca Colonnello, Luca? Per Colonnello. Giorgio Gorgone. Ah, Gianluca. Ciao Gorgo, come stai? Mi fa piacere rivederti. Ciao, bene Gianluca. Mi fa piacere rivederti in panchina e ti posso fare in bocca al lupo per la tua carriera. Oggi ero allo stadio, a livello di occasioni, bene o male siete stati al pari del Pescara. Poi sai che, se, come hai detto te prima, se non segni poi le situazioni cambiano. Però all'inizio non avete cominciato abbastanza bene. Poi ti volevo chiedere come mai c'è stata questa involuzione con l'andare dei minuti, perché la prima occasione l'avete avuto voi e dopo quell'occasione avete perso di sicurezza invece di aumentare in sicurezza, ecco. Sì, è vero, sono d'accordo. Dopo quei 10 minuti c'è stato un momento della gara in cui sei diventato passivo, hai sbagliato un po' di costruzioni, di uscite, di passaggi semplici che ha dato fiducia agli avversari, hai attaccato poco lo spazio che avevi possibilità di farlo. Poi il secondo tempo, secondo me, la squadra è riuscita a fare di nuovo una partita discreta, ci siamo mangiati un gol clamoroso secondo me con Magnaghi e poi, come dicevo prima Gianluca, è un giochino semplice, se non segni diventa complicato, quindi alla fine il tabellino dice che perdi e tutto il resto, tutto quello che potrebbe essere, poi non è, diventa, a un certo punto diventa aleatorio. Dobbiamo guardare attentamente dietro, perché è una squadra che a volte sparisce dal campo, non so per quale motivo, e invece ha tutte le possibilità, le opportunità per poter ribaltare poi una gara, perché il calcio si ribalta velocemente, quindi sono preoccupato per questo aspetto, sono fiducioso per altri. Adesso abbiamo una partita fondamentale per noi mercoledì contro il Padova e quindi bisogna archiviare questa gara, questo risultato soprattutto, però farsi un esame di coscienza, perché così diventa complicato, non ci possiamo spengere perché ci mangiamo un gol molto facile, quello di Di Santo. Capita, uno deve rimanere in partita, però complimenti anche agli altri, perché a volte ci sono anche gli avversari.